Dovrei puntualizzare una cosa. Non perché il sottotitolo della vostra attenzione possa pensare che alcuni non colgano l'ironia che c'è, però per essere precisi. In questi parecchi anni noi ci siamo continuati a vedere, anche senza lavorare insieme, siamo comunque visti tante volte. E io ormai lavoravo, cercavo di individuare le pause tra un album e l'altro, perché c'è tutta una logica, e quindi a volte attaccavo su Maioli dicendo: l'anno prossimo non avete un album in uscita, non sarebbe il tempo perfetto per un film, poi i tempi giusti, oppure non avete concerti, non c'è mai stato perso. Una cosa su cui ho battuto tantissimo, e tuttora sono convinto, è che lui possa fare un'opera rock, che lui sia uno dei pochissimi in Italia che possa fare un'opera rock, però anche lì ho sempre detto no, non serve altro, non esiste, non serve altro, non serve altro. E poi ha funzionato un po' come ha funzionato anche già da Radio Freccia, dopo aver scritto il copione, sono andato lì con Laura Colucci, pensando di parlarne un po', prendere il copione, andare e tornare a Roma e risentirci qualche giorno dopo, invece aspetto, si è messo da un lato a lavorare sul computer, quindi tutto un po' in diretta. Questa volta è andata nello stesso modo, con Laura siamo saliti su e siamo andati lì dove Luciano e la sua band registrano i loro lavori, e abbiamo ascoltato Made in Italy e altre canzoni che poi non sono finite nell'album perché ce n'erano ancora di più, e quindi tutta quella storia che in parte viene raccontata nell'album e poi tutta intera nel film, con Luciano che tra l'uno e l'altro ci raccontava il raccordo fra un pezzo e l'altro, fino a comporre quella che è la storia che poi avete visto, che sembrava già a lui, ma sembrava tantissimo anche a me e a Laura, una storia che meritasse di essere raccontata, assolutamente. Quindi siamo partiti. Ora, io sono molto contento che Luciano sia tornato a fare un film, perché e l'ho detto fin dall'inizio, perché secondo me è molto bravo come regista, ed è fantastico come si è riuscito a tanti anni di distanza a non subire quello che è cambiato tanto anche dal punto di vista tecnico, ma anzi ad adoperare questa tecnica a suo vantaggio. Anche con Stefano, che lo conosce dall'inizio, ce lo siamo detti, è veramente straordinario come riesca a maneggiare un mezzo che appunto non maneggia tutti i giorni, uno strumento diverso da quello che utilizza per raccontare le sue storie, quindi io sono molto felice. Su Cascia devo dire che tanto ci sarà sempre qualcuno che penserà che dei film, i film che fa li fa se sono di mia produzione, per me in realtà in questo caso per un bel po' noi abbiamo cercato lavorando su un'idea di personaggio che aveva poco a che fare con Cascia. Quando Luciano mi ha detto: ma se avete un provino lo farete? Ma secondo me sì, però non è lei che cerchiamo, no? No, forse no. Poi c'è tutta una storia per cui lui gli ha chiesto di fare un provino, dicendo: tanto non va bene per i film, attiva di fare questo provino. Per cui è veramente un'idea molto di Luciano, e un giorno gli ho anche detto: oh, sei stato bravo, nonostante io avessi molto vicino, non ho pensato che potesse essere la protagonista di questo film, e invece penso che ha fatto un grandissimo lavoro. L'ultima cosa che dico è che sono veramente contento che ci sia Medusa in questo film, che dopo i primi due film di Luciano siamo qui a lavorare insieme sul terzo film, perché erano molti anni che non lavoravo con Giampaolo, con Paolo Polzi, con tutta la struttura di Medusa, e invece nel passato, a parte i due film di Luciano, a parte i tre film di Muccino, abbiamo fatto delle cose anche belle lavorando con degli autori importanti o che sono diventati importanti, come Sorrentino, Gavrone, Crialese, Riccardi, insomma, e altri. Quindi che dopo tanti anni si sia tornati a lavorare insieme, insomma, io ne sono